Giarulo. Questa è la terza puntata della Finestra sul Cortile, la rubrica che si propone di trattare di volta in volta temi di politica internazionale con uno sguardo che vuole essere a metà strada tra l'informazione da radiogiornale canonica e l'approfondimento specifico. Questa volta vogliamo cogliere un'occasione, l'avvio della competizione dei campionati europei di calcio che si tengono, come noto, in Ucraina e in Polonia, per trattare nello specifico di un personaggio. Vogliamo parlare questa sera di Yulia Tymoshenko e della vicenda del suo arresto. Come è noto, Yulia Tymoshenko è stata la prima donna premier in Ucraina e lo è stata per due volte. La prima volta dal 24 gennaio all'8 settembre 2005 e un secondo momento dal 18 dicembre 2007 fino al 4 marzo 2010. È nota per essere la leader del movimento nazionale Unione di tutti gli ucraini, Patria. E quindi chiedo gentilmente ad Alice, che è qui accanto a me, di ripercorrere brevemente le tappe fondamentali della sua ascesa politica. Certo, diciamo che per inquadrare al meglio la figura della Tymoshenko bisogna risalire al 21 novembre del 2004, giorno delle elezioni presidenziali nel paese, appunto, tra quello che era l'allora primo ministro Viktor Yanukovych e il capo dell'opposizione Viktor Yushchenko. I risultati di queste elezioni diedero all'inizio vincitore, appunto, l'ex premier uscente, ma Yushchenko denunciò la presenza di alcuni brogli presenti durante le elezioni stesse e invitò i suoi sostenitori a rimanere in piazza fin tanto che non fosse stato scelto di ripetere le elezioni. Ed è in questo contesto, appunto, che emerge la figura della Tymoshenko, che era la principale alleata e sostenitrice proprio di Yushchenko e fu anche deputata del suo gruppo quando, appunto, Yushchenko fu il primo ministro tra il 99 e il 2001. Ed è in relazione a queste elezioni, appunto, del 2004 che nasce il movimento di protesta pacifico che prende il nome, appunto, di Rivoluzione Arancione. Questo colore è il colore delle sciarpe e dei nastri che i membri di questo movimento portavano durante le manifestazioni ed è appunto in relazione a queste manifestazioni che la figura della Tymoshenko diventa, diciamo, conosciuta anche a livello internazionale. E vorrei, appunto, Nicola, che dicesse ai nostri ascoltatori l'esito di queste proteste, di questo movimento di protesta. Sì, certo, perché effettivamente quelle manifestazioni hanno avuto sicuramente un contributo, hanno dato certamente un contributo importante nell'orientare quella che poi è stata la decisione della Corte Suprema. La Corte Suprema, infatti, ha successivamente invalidato il vantaggio che era stato acquisito da Yanukovych in quella prima. Il primo turno di elezioni e stabilì che si dovesse ripetere la consultazione elettorale in data 26 dicembre. Questo secondo turno vide vincitore proprio il candidato dell'opposizione, Yushchenko, con ben 8 punti di vantaggio rispetto al rivale. E questo portò all'insediamento di Yushchenko nelle vesti di presidente il futuro 23 di gennaio 2005, mentre il giorno dopo, il 24, lo stesso Yushchenko nominò la Tymoshenko nelle vesti di primo ministro. E come giustamente hai detto, è proprio in questa occasione che la Tymoshenko si fa conoscere presso l'opinione pubblica internazionale, non solo ucraina, come una sorta di Giovanna d'Arco di questo movimento pacifico e noto come Rivoluzione Arancione. Tuttavia cominciano ben presto gli attriti all'interno della coalizione di governo, perché da un lato si cominciò ad accusare la Tymoshenko di non essere stata in grado di saper sanare i contrasti interni alla sua maggioranza e al punto che venne pubblicamente ripresa anche dallo stesso alleato Yushchenko al riguardo. Unitamente a questo si combinarono anche le mancate promesse che erano state fatte durante la campagna elettorale, tant'è vero che si assistette ad una sorta di rallentamento generale dell'economia del paese.
Per cui a seguito di alcune di un paio di dimissioni molto importanti da parte degli esponenti della stessa maggioranza di governo, l'8 di settembre 2005 lo stesso presidente alleato Yushchenko che sancì la fine di quell'esperienza politica. Facendolo tra l'altro in maniera molto, molto particolarmente simbolica, perché fu una cosa che venne praticamente decretata in diretta televisiva con un messaggio alla televisione. E venendo invece agli avvenimenti più recenti, ti chiedo cosa ne è stato degli eventi del 2007, di 2 anni dopo. Certo, la Timoshenko si presenta in occasione delle elezioni politiche anticipate del 30 settembre 2007 con un insieme di formazioni politiche che facevano capo alla sigla della Rivoluzione Arancione. E in virtù del fatto che guadagna una manciata di voti in più del rivale Yanukovych, si decide di costruire un governo di coalizione, ma lo stesso Yanukovych, in virtù del fatto che il suo partito aveva ottenuto più voti degli altri partiti singoli, quindi come singolo partito aveva ottenuto più voti, si autoproclama vincitore. Diciamo che questa autoproclamazione però dura poco, perché uno dei partiti che faceva parte della sua coalizione, nello specifico il Partito Socialista d'Ucraina, non riesce ad ottenere i voti sufficienti per mantenere i seggi in Parlamento. Da questa situazione imbarazzante, nonché estremamente complessa, si esce il 29 novembre del 2007 in relazione alla definizione di un accordo tra il blocco di Giulia Timoshenko e il blocco dell'autodifesa del popolo d'Ucraina, che faceva riferimento alla personalità di Viktor Yushchenko. E diciamo che entrambi i blocchi fanno parte del grande abbraccio dello slogan Rivoluzione Arancione. Così il 18 dicembre del 2007 la Timoshenko diviene premier per la seconda volta. E proprio in relazione a questo, Nicola, vorrei chiederti se il secondo mandato della Timoshenko riesce ad andare a termine senza particolari contrasti come nel primo. Ecco, purtroppo no, anche questa esperienza politica viene di fatto ostacolata da molteplici intoppi. Il 2008 in particolare è l'anno in Ucraina di una grave crisi politica. Questo perché innanzitutto c'è il nodo centrale di una legge datata 4 settembre che prevedeva nello specifico di limitare in maniera sostanziale i poteri del presidente e per facilitare tra le altre cose anche la messa in stato d'accusa del presidente stesso, e compensando tutto questo con un aumento dei poteri del primo ministro. A fronte di questa legge è proprio la formazione politica di Yushchenko, il blocco dell'autodifesa del popolo d'Ucraina, che l'alleanza si rompe tra le due formazioni politiche unificate sotto il titolo della Rivoluzione Arancione. E più ancora di questo, che è già tuttavia un motivo sostanziale nel determinare questa crisi, subentrano anche gli avvenimenti della guerra di quell'anno che si combatte in Ossetia del Sud tra la Russia e la Georgia. Infatti il presidente Yushchenko aveva apertamente condannato l'intervento russo, mentre la Timoshenko in un primo momento aveva semplicemente preso le distanze da queste dichiarazioni, mentre in un secondo momento si dichiara apertamente neutrale. Cosa questa che ovviamente determina le reazioni del presidente alleato Yushchenko, il quale arriva ad dichiararla addirittura come una traditrice, quindi un'accusa politica estremamente grave. Poi il nodo centrale tuttavia rimane quello di quella legge volta a limitare i poteri del presidente, perché in occasione di quella votazione il blocco Giulia Timoshenko votò compatto con l'opposizione, quindi con il Partito delle Regioni, che è proprio la formazione politica che fa capo al principale rivale, a Yanukovych, e anche al Partito Comunista di Ucraina. E quindi in seguito alla votazione di questa legge fu lo stesso presidente Yushchenko che minacciò addirittura di porre il veto su di essa,
e di minacciare l'avvento di una nuova consultazione elettorale qualora non si fosse riusciti a formare una nuova maggioranza di governo. E pertanto il 16 settembre 2008 si ha la rottura, forse il culmine della crisi, con la rottura dell'alleanza di governo, e poi l'8 ottobre addirittura per mano presidenziale il Parlamento viene sciolto. Quindi a seguito di tutto questo si ha l'annuncio delle terze elezioni parlamentari nel giro di soli 3 anni, quindi certamente una situazione complessa. Che da qui però si riesce a uscire, nello specifico come si supera questa impasse, Alice? Certo, vediamo che in qualche modo quelle del presidente rimangono solo minacce e si esce da questo impasse con una nuova coalizione del 16 dicembre tra il blocco della Timoshenko, tra la formazione Nostra Ucraina e il blocco di Litvim, che rappresenta un po' la novità all'interno di questa configurazione. E con questa coalizione si riesce a scongiurare il rischio delle immediate elezioni, e sarà proprio lo stesso Yushchenko a dichiarare apertamente l'uscita della crisi e a dare questo annuncio, affermando che le situazioni erano notevolmente cambiate rispetto ai 3 mesi precedenti e che sarebbe stato da irresponsabili portare l'Ucraina ad ulteriori elezioni. È proprio il blocco appunto di Litvim che con il suo ingresso riesce a sancire in qualche modo il ripristino della coalizione arancione, e non a caso poi Litvim avrà l'incarico di essere il presidente del Parlamento. Questa, diciamo, pace ritrovata, se non idillio, all'interno della coalizione arancione ci porta cronologicamente poi all'appuntamento delle elezioni presidenziali del 2010, in cui la Timoshenko si presenta al primo turno del 17 gennaio, arrivando seconda con il 25% di voti contro il solito rivale, potremmo dire Yanukovych, andando così poi al ballottaggio, e qui la Timoshenko, diciamo, perde la sua battaglia con il 45% di voti contro il 48% di voti invece di Yanukovych. Sarà poi il 2011 a segnare quella che è una svolta drammatica dell'esistenza della Timoshenko, perché il 5 agosto del 2011 appunto verrà arrestata per conto del Tribunale di Kiev. Sì, mi riallaccio a quanto è stato appena detto, perché l'accusa nello specifico che le è stata rivolta riguarda il fatto di aver esercitato pressioni, un abuso di potere nei confronti della Russia, del presidente Vladimir Putin, per una fornitura di gas all'Ucraina senza aver ottenuto l'esplicito assenso da parte del governo ucraino. E l'arresto è avvenuto nell'aula del Tribunale di Kiev, dove si sono verificati anche diversi tafferugli con i suoi sostenitori, che hanno cercato in diversi modi di interrompere l'azione delle forze dell'ordine. E quindi, rifacendosi in questo già con quanto accadde alle origini dell'esperienza della rivoluzione arancione, i suoi sostenitori sono scesi nuovamente in piazza per protestare, per sostenerla, mentre la stessa Timoshenko ha fin dall'inizio ribadito di aver lavorato nell'unico interesse della nazione e di essere quindi vittima di un processo mirato, di un preciso processo di stampo politico, potremmo dire. Finché lo scorso 11 ottobre non è arrivata la condanna, una condanna a 7 anni, che a 7 anni di carcere, sulla base per l'appunto delle pressioni che sarebbero state esercitate da lei nei confronti del presidente russo per la fornitura del gas nei confronti dell'Ucraina stessa. E la Timoshenko, una volta che ha preso la sentenza, ha immediatamente dichiarato che sarà sua intenzione quella di fare ricorso presso la Corte di Giustizia europea. Io su questo avrei una curiosità. La decisione del tribunale poi è stata, insomma, è rientrata oppure è stata confermata? La condanna è stata confermata lo scorso 23 dicembre. E a questo punto la Timoshenko non ha mancato ovviamente di ribadire le accuse di un processo politico che sarebbe stato intentato nei suoi confronti, e ha quindi deciso di volersi rivolgere alla Corte Europea per i diritti umani. Ma più ancora c'è una preoccupazione molto forte per quelle che sono le sue condizioni di salute, che persiste tuttora ovviamente,
che l'hanno costretta in un primo momento ad un ricovero in ospedale, e mentre a febbraio è stata visitata da un'equipe di 5 medici che hanno sostenuto di non essere stati in grado di poter effettuare tutti gli esami medici che il suo stato di salute indubbiamente grave richiede, addirittura essere stati ostacolati nello svolgimento del proprio lavoro da parte degli ufficiali di governo, i quali ovviamente hanno tutto l'interesse a sostenere che la Timoshenko ha ricevuto tutte le cure di cui invece necessita. E ti vorrei chiedere a riguardo, Alice, quali sono state le reazioni che indubbiamente ci sono state da parte della comunità internazionale, di che calibro? Certo, la comunità internazionale ha reagito diciamo in fretta, perché sin dall'anno scorso sia gli Stati Uniti sia l'Unione Europea hanno definito questo processo alla Timoshenko, proprio come l'ha definito lei, un processo mirato e di carattere politico, e in particolare l'Unione Europea sta mettendo, diciamo, sotto processo la possibilità stessa di integrazione effettiva dell'Ucraina all'interno dell'Unione, proprio per questo stato di salute della sua giustizia. Poi ci sono alcuni timori che sono sorti anche da parte del segretario delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, e nonché poi l'associazione Amnesty ha richiesto il rilascio immediato della donna che da parte sua dal 20 aprile al 9 maggio ha intrapreso uno sciopero della fame per denunciare la sua situazione, ma in generale, diciamo, la situazione di pericolo in cui secondo lei è la sua stessa nazione. E qui in qualche modo ci ricolleghiamo a quello che hai detto tu all'inizio, alla manifestazione degli europei di calcio, cosa molto più leggera in qualche modo, proprio perché il presidente della Commissione Europea Barroso e il commissario europeo alla giustizia Reding hanno dichiarato di voler boicottare gli europei di calcio del 2012 che si faranno appunto in Ucraina, in Polonia. Altre personalità poi hanno seguito a ruota questa indicazione, questo indizio, questa proposta, fino a chiedere addirittura alla FIFA di cancellare la competizione. L'Ucraina ha preso tutto questo, diciamo, come una sorta di ritorno alle tattiche della guerra fredda, e così si è difesa. Sì, infatti, volendo tracciare anche un paio di parallelismi, insomma, in sede storica, mi ricordano le vicende da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Sovietica nel 1980, quando si tennero le Olimpiadi a Mosca, che vennero boicottate per l'appunto dagli Stati Uniti, e poi vennero ricambiati in questo da quanto fece l'Unione Sovietica nell'84, quando le Olimpiadi si tennero invece a Los Angeles. Per cui per il momento non possiamo fare altro che stare in attesa di ulteriori sviluppi sul caso. Ecco, vorrei aggiungere una piccola nota. Leggevo proprio questa sera su una notizia ANSA che, insomma, annuncia che il processo riprenderà il prossimo 25 di giugno, quindi, insomma, è veramente una questione di 2-3 settimane al massimo, in attesa, insomma, di conoscere più da vicino gli ulteriori sviluppi legati alla vicenda, insomma, di questa donna politica, che nel bene o nel male, ma resta comunque sia il simbolo di una stagione molto, molto significativa per quella che è stata la storia non solo del suo paese, ma a pieno titolo anche delle vicende del continente europeo. Certo. Quindi anche per questa sera è tutto. Noi vi ricordiamo che potete scaricare i nostri podcast sul sito radiodoppiomalto.it ogni domenica a mezzogiorno, visitate il nostro sito e cercateci anche su Facebook. Quindi, in attesa di risentirci tra un mese con una nuova puntata e un nuovo tema da sviluppare, cedo la parola ad Alice, come di consueto. Grazie Nicola. Io volevo salutarvi con una poesia di un poeta ucraino contemporaneo, invece ho cambiato idea perché ho trovato queste parole di Mario Luzzi, che forse danno il senso di quello che noi stiamo cercando di fare con la finestra sul cortile e sul valore dell'informazione condivisa. Quindi, da questo testo di Mario Luzzi, Al fuoco della controversia, si raccontano male questi avvenimenti, male, ma inevitabile dirli. Li affido a te, che all'unisono li intendi, e sia pure trasformali in altro, ma non in niente. Sogno di dire a qualcuno che li fila nel tempo e li riprende.
ci vediamo alla prossima puntata della Finestra sul Cortile.